La Terra non respira. In 10 anni sono andati distrutti 940.000 chilometri quadrati di foreste, un territorio grande quanto l'Egitto. È una deforestazione che accelera ogni giorno di più e in pochi anni si profila la scomparsa di circa il 60% della foresta amazzonica, polmone verde del pianeta. Sono alcuni dei dati più allarmanti, illustrati da scienziati ed esperti forestali, intervenuti al 15° Forum Internazionale di Giornalismo Ambientale, organizzato a San Miniato dall'Associazione Green Accord e dalla Regione Toscana. Alfonso Cauteruccio, presidente Green Accord. L'obiettivo innanzitutto è far riflettere e preparare i nostri giornalisti sul tema delle foreste. È un tema molto delicato perché le foreste sono il respiro della terra, quindi stiamo parlando della nostra vita stessa, del nostro futuro. Il rapporto dell'uomo con la risorsa vitale verde è tutt'altro che semplice. All'allarme che tocca il territorio amazzonico causato da agricoltura intensiva e ipersfruttamento condiviso da altre vaste regioni dei diversi continenti, si aggiunge per paradosso il fenomeno inverso, quello di una forestazione non gestita, fenomeno che colpisce anche l'Italia, come spiega Marco Marchetti, docente dell'Università degli Studi del Molise. I numeri sono molto significativi, l'Italia è diventata un paese forestale senza sapere di esserlo, perché non avevamo tanto bosco come non succedeva dal Medioevo, siamo ormai a quasi 12 milioni di ettari di bosco. Il tasso di crescita delle foreste negli ultimi 20 anni è stato di 33.000 ettari all'anno. Questo vuol dire però che abbandoniamo tanta agricoltura e questo sicuramente non è un bene per la nostra autosufficienza e sovranità alimentare, non è un bene neanche per la biodiversità. Ma i paradossi per il nostro paese non finiscono qui, come ha a sua volta sottolineato Gabriele Cagliari, presidente Federforeste. Noi dobbiamo pensare che l'Italia, che è praticamente la seconda esportatrice di manufatto fatto in legno al mondo, con tutta la capacità anche che l'Italia ha dal punto di vista manufatturiero, l'Italia importa l'80% del proprio legno, quindi non utilizza sostanzialmente il proprio legno, non dà il valore corretto al proprio legno. Questo è paradossale perché credo che il legno italiano meriti obiettivamente un utilizzo diverso e obiettivamente meriti anche, lo so che magari qualcuno non vuol sentirselo dire, un utilizzo superiore. Quindi noi stiamo sostanzialmente utilizzando soltanto una minima parte di quella che è la produzione che un bosco italiano potrebbe dare. I lavori del forum hanno quindi messo in evidenza la necessità per il nostro paese di ricostruire una filiera del legno che metta davvero al centro la valorizzazione delle produzioni locali e si sono conclusi con un appello ai governi di riunire in un unico nuovo accordo globale le diverse convenzioni internazionali sull'approccio al paesaggio, così da avere uno strumento più vincolante e più efficiente nel contrastare il cambiamento climatico.